Il tema dell'ambiente è il segnale più luminoso di quanto distante sia la sensibilità e la cultura delle classi dominanti rispetto al sentire comune. Mentre tra le giovani generazioni l'ambiente è al primo posto, nella politica l'ambiente non è mai al primo posto. È sempre una variabile dipendente degli affari e dell'economia. Quindi non è tanto la questione della sensibilizzazione quanto la questione del cambiamento negli assetti politici e nella priorità nelle decisioni. I traffici di rifiuti anche per le organizzazioni mafiose sono ormai un business più che tradizionale e più che collaudato. Chiaramente muta rispetto agli assetti, rispetto alle modalità della gestione dei rifiuti, rispetto ai diversi attori che popolano il mondo della gestione dei rifiuti. Quindi è all'interno del mercato e segue i cambiamenti del mercato. E in questo momento, ad esempio, uno degli aspetti più importanti è quello riguardante le materie frutto della raccolta differenziata, no? Quindi del falso riciclaggio. Questo è uno da diversi anni e quindi è in qualche modo una risposta criminale a delle aspetti che provengono dal mercato. È necessario fare un festival di giornalismo a Verona nel 2021? Sì, è non solo necessario, anche urgente, perché c'è bisogno di buona informazione, c'è bisogno di informazione approfondita, c'è bisogno di informazione che riesca a connettere i vari fatti, a disegnare delle prospettive, degli scenari, a fare delle analisi. In Veneto, forse spesso addormentato e forse troppo spesso contento delle versioni ufficiali e delle versioni del potere.